ci caleremo in quella terrificante anticaglia chiamata forma sonata. Ho evitato l'argomento per anni, non tanto perché sia difficile, quanto perché al riguardo sono stati versati fiumi di parole e istituiti numerosi corsi di approfondimento. Di modo che la forma sonata ha finito col sembrare una carta stradale zeppa di strani nomi come esposizione, ricapitolazione e chissà quali altri. Ma spero che alla fine della lezione di oggi l'idea della parola sonata avrà per voi un significato molto più preciso. Vedete, la sonata è un brano, di solito in parecchi movimenti, che ha una certa forma musicale di base. Quando questa forma viene usata in un pezzo per uno strumento solista, come un violino o un flauto, o di uno strumento solista con accompagnamento di pianoforte, il brano viene chiamato sonata. Quando la stessa forma è usata in un brano per tre strumenti, si chiama trio. Per quattro strumenti quartetto, per cinque quintetto e via dicendo, ma quando questa forma viene usata in un brano per orchestra completa, si chiama sinfonia, semplice. La parola sonata all'origine significava semplicemente un brano musicale, viene dal latino sonare, suonare, quindi una sonata è qualsiasi cosa che venga suonata da strumenti, all'opposto di cantata che è qualsiasi cosa venga cantata, dal verbo cantare in latino. Ma è soltanto da 200 anni a questa parte che la parola sonata ha acquistato un significato speciale che definisce la forma di un brano, e in particolare il primo movimento di un brano. E la forma del primo movimento, nota come forma sonata, getta le fondamenta della sinfonia, quale la conosciamo da allora, 200 anni fa, fino a questo nostro XX secolo. Come possiamo spiegare l'immensa popolarità raggiunta dalla forma sonata in oltre 200 anni? Cosa la rende così soddisfacente, così completa? Bene, due cose in realtà. Primo, il suo perfetto equilibrio in tre parti. Ricordatevene. Secondo, l'eccitante contrasto dei suoi elementi, l'equilibrio e il contrasto. In queste due parole abbiamo il segreto principale della forma sonata. Consideriamo per prima cosa questo disegno in tre parti di cui vi ho parlato. È qualcosa che possiamo notare ovunque. Se pensiamo a un ponte con due grandi torri che sorgono sulle rive di un fiume e l'arcata di connessione gettata sull'acqua in mezzo a loro, questa è una forma in tre parti, uno, due, tre. Oppure se pensiamo a un olmo con il tronco centrale e i rami a foggia di ombrello che si protendono da entrambi i lati, questa è un'altra struttura in tre parti, uno, due, tre. Oppure l'equilibrio in tre parti del viso umano, con il suo pezzo centrale del naso e della bocca e i due lati corrispondenti degli occhi e delle orecchie. Di nuovo, una forma in tre parti, uno, due, tre. Naturalmente ogni forma così essenziale e così naturale nella vita sarà altrettanto naturale nella musica. E infatti lo è. La forma più essenziale di una semplice canzone è di solito una forma in tre parti. Prendiamo ad esempio una filastrocca che tutti conosciamo, Twinkle Twinkle Little Star. C'è una prima parte che chiameremo A. Questa è la A, poi viene la parte di mezzo che chiameremo B. Infine si ritorna alla prima parte, di nuovo A. E la canzone è finita. Questa è una chiara e precisa forma in tre parti, A, B, A. Ora vediamo come questa piccola e semplice costruzione cresce e si ingrandisce quando il motivo è una canzone con una forma più grande, diciamo una canzone ballabile moderna. Infatti molte canzoni pop si attengono a questa divisione A-B-A molto strettamente. L'unica differenza qui, e questo è importante come vedrete, è che di solito la sezione A viene ripetuta subito prima che arrivi la sezione B. Così che la divisione in realtà è A-A-B-A. Invece di A-B-A. È ugualmente composto delle stesse tre parti, A-B-A, solo che la prima parte viene suonata due volte di seguito. Non è difficile. Prendiamo una canzone pop, anzi prendiamo un tipico motivo dei Beatles e vediamo che succede. Ecco prima la sezione A. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her.
Questa è la, giusto? Questa è... Dunque, adesso che succede? Questa sezione A viene ripetuta esattamente com'era. She gives me everything and tenderly... eccetera, fino a... Questa è la fine della sezione A ripetuta, giusto? Giusto. Ora arriva la contrastante sezione B. A love like ours could never die. Credo che faccia così. As long as I have you near me. Questa è la B. E a questo punto troviamo di nuovo l'originale sezione A in tutta la sua gloria. Bright are the stars that shine, dark is the night. Eccetera, fino alla fine del pezzo. Bene, questo... Questo rappresenta un piccolo passo avanti da Twinkle Twinkle Little Star. Piccolo, ma in avanti. Perché la canzone è di maggiori dimensioni e ha quell'aggiunta particolare di lusso. La ripetizione della sezione A che Twinkle Twinkle Little Star non ha. Ora seguiamo la crescita della canzone in tre parti andando più avanti. Guardiamola espandersi in una grande aria da opera. Per esempio la famosa aria della Carmen che viene cantata dall'altro personaggio femminile, Micaela. Questa è un po' più sofisticata, diciamo, non si divide così nettamente in un esatto A, B, A. Ma sono certo che riconoscerete le tre parti con la stessa facilità che nella canzone dei Beatles. C'è una prima parte, dolce e lirica, una parte centrale molto più drammatica e poi si torna di nuovo alla tranquilla prima parte. La canterà per noi il soprano Veronica Tyler, che fece il suo debutto televisivo in uno dei concerti per giovani esecutori qualche anno fa. Siamo lieti di averla di nuovo fra noi per cantare l'aria di Micaela dalla Carmen. Thank you.
ora che siamo... che abbiamo imparato a riconoscere una canzone in tre parti, cosa della quale sono sicuro, credo che siamo pronti per fare il gran salto nella forma sonata vera e propria, perché il tipico movimento della sonata è soltanto una versione più espansa della forma della canzone in tre parti, compreso l'equilibrio delle due sezioni A ai lati della sezione centrale B. Adesso arrivano quegli antipatici nomi da carta stradale, mi dispiace, ma è necessario. La prima parte, o sezione A, si chiama esposizione. È qui che i temi del movimento vengono per la prima volta dichiarati o esposti, se preferite, da cui la parola esposizione. Questa è poi seguita dalla sezione B, nella quale uno, più di uno o tutti i temi vengono sviluppati in modi diversi, da ciò deriva il nome sezione di sviluppo. Infine, come vi aspettavate, viene nuovamente espressa la sezione A, e questa terza parte di solito è definita, state attenti, ricapitolazione. È una parola difficile, e a dir la verità neanch'io vado matto per questi termini, ma che possiamo fare? Bisogna servirsi dei termini più comunemente usati per farsi capire. Quindi dovremo accontentarci di queste parole esposizione, sviluppo e ricapitolazione per il nostro ABA. Ma qualunque parola usiamo, l'idea di queste tre parti è sempre chiara e semplice. È il senso di equilibrio che ricaviamo da due sezioni similari, A e A, situate ai due lati della sezione centrale di sviluppo, come le orecchie sono situate in posizione bilanciata rispetto al naso. Ma ricordate, avevo detto che sono due i segreti principali della sonata, c'è l'equilibrio e c'è il contrasto. Questo concetto di contrasto è altrettanto importante dell'idea di equilibrio, perché apporta alla sonata sia dramma sia emozione. Come avviene questo contrasto? Ve lo illustrerò, e qui temo di dover scendere in dettagli tecnici per un minuto o due, ma sono certo che non vi spiacerà, perché quello che ora vi dirò è molto importante, o meglio, è la radice di tutta la questione sonata, cioè il senso della chiave, o tonalità. La maggior parte della musica che ascoltiamo è scritta in una chiave definita. Non molta della musica da concerto scritta oggi, ma la maggior parte della musica che ascoltate è in una chiave. Per esempio, la canzone dei Beatles che abbiamo sentito prima è in questa chiave. Questa è in Fa maggiore, ma potrebbe essere in Sol maggiore. O in Do maggiore. O in una qualunque delle altre 12 chiavi in maggiore. Non altre 12, 12 in tutto, ma in qualunque chiave sia, diciamo Do maggiore, sentite una nota chiave, un centro, una casa madre, dove la musica è di casa, da lì parte e lì ritorna. Questa casa madre centrale si chiama tonica. La nostra tonica è la prima nota di quella scala. E l'accordo tonico è l'accordo costruito su quella nota. Ecco qua. Anche le altre note della scala hanno i loro nomi, ma con quelli non vi tedierò. Con una sola eccezione che dovrete ricordare, la dominante. È il nome dato alla quinta nota di ogni scala, 1, 2, 3, 4, 5. E in questa chiave di Do maggiore, la quinta nota è un Sol. E l'accordo dominante è l'accordo costruito su quella nota. Questa è la dominante, e adesso viene l'evento principale, come questi due centri chiave, la tonica e la dominante, entrano in relazione fra loro. Se io suono un accordo tonico e uno dominante in quest'ordine, che cosa provate? Qualcosa resta non finito, irrisolto, non vi pare? Sentite l'urgenza disperata di tornare alla tonica, là dove avete cominciato. Bene, suoniamo questi due accordi invertendo l'ordine, dominante e poi tonica. Ora vi sentite soddisfatti, no? Quindi, vedete, quella tonica è come un magnete. Potete staccarvene andando via su altri accordi, altre chiavi, altri centri tonali. Ma alla fine la tonica vi riporta sempre indietro. E su questa attrazione magnetica, allontanamento e ritorno alla tonica, è costruita la forma classica della sonata. È qui che sta il dramma, la tensione, nel contrasto di chiavi l'una con l'altra. Vediamo come tutto ciò funziona in un vero brano musicale di Mozart. Il compositore, naturalmente, inizia la sonata nella chiave della tonica.
E il tema di apertura è sempre in quella chiave, come in questa famosa sonata in Do maggiore di Mozart. Ecco il tema principale. Ma ora, come un mago, Mozart comincia a trascinarci via dalla tonica verso una nuova chiave, la dominante. Eccoci qua nella dominante in Sol maggiore. Una chiave nuova. E in questa nuova chiave Mozart ci dà un tema nuovo. Il suo secondo tema. Eccolo qui. Infine, ancora in questa chiave di Sol maggiore, Mozart ci dà un motivo festoso, da fiera, con il quale chiude l'esposizione. E così eccoci qua, solidamente piazzati nella chiave dominante di Sol maggiore, e l'esposizione di questo movimento è finita. Ora, a questo punto, nella sonata classica, di solito siamo rispediti indietro a ripetere la lezione, ossia si torna indietro all'inizio e si risuona l'intera sezione A, o esposizione, che si è appena suonata tutta da capo. È come la canzone dei Beatles, ricordate? A, A, B, A. Si ripete la prima sezione. E così, per la seconda volta, ascoltiamo l'intera esposizione. Primo tema, secondo tema e tema di chiusura, iniziando nella tonica e finendo nella dominante. Ma è inutile tornare a suonarvelo, l'avete appena sentito poco fa. Invece andremo avanti alla sezione seguente. In effetti, questa esposizione che abbiamo appena sentito è come il primo atto di un dramma. Il dramma di andarsene dalla casa del padre, di spingersi lontano da quel magnete che chiamiamo tonica. Adesso viene l'atto seguente, che è lo sviluppo, che intensifica questo dramma. Ora vaghiamo lontano da casa sempre di più, attraverso chiavi ancora più distanti. Poi finalmente ci arrendiamo e torniamo a casa nel terzo atto, o ricapitolazione. Questo è lo svolgimento drammatico. Così, nella seconda parte, o sezione di sviluppo di questa sonata di Mozart, il compositore lascia che la sua immaginazione corra libera. I temi che ha introdotto nell'esposizione vagano attraverso chiavi straniere, una dopo l'altra, come in un viaggio intorno al mondo. Dal momento che questa sonata di Mozart è piuttosto breve, anche la sezione di sviluppo è molto breve, anzi, l'unico tema che Mozart sviluppa è quel tema da fiera che abbiamo appena ascoltato, il tema di chiusura dell'esposizione. Ma ora, sviluppandolo, lo passa al suo setaccio. Ecco, in questo modo. E così ci porta alla terza e ultima sezione di questa forma sonata in tre parti, la ricapitolazione. Questo è il momento in cui quel magnete di cui abbiamo parlato finalmente si risveglia e ci riporta indietro a casa, alla tonica. Tutta l'esposizione viene ripetuta o ricapitolata, solo che stavolta la sentiremo tutta nella chiave di tonica, anche il secondo tema e il tema di chiusura che abbiamo già sentito nella dominante. E quando il movimento arriverà alla fine, saremo a casa in Do maggiore, come all'inizio. Naturalmente Mozart, come tutti i geni, è pieno di sorprese. Non gioca sempre secondo le regole, infatti spesso ci dà molto più piacere con l'infrangere le regole che non con l'obbedirvi. E in questa sua sonata in Do maggiore fa proprio questo, laddove la ricapitolazione dovrebbe essere nella tonica, in chiave di Do. Mozart temporeggia, ancora resiste al magnetismo della tonica, sì. Do maggiore, e invece ci dà la ricapitolazione in una chiave inaspettata, in chiave di Fa. Thank you.
Mozart indietreggia e alla fine il magnete vince. E il resto di questo movimento è tutto sano e salvo a casa, in Do maggiore. Non era troppo difficile da seguire, vero? È molto difficile da suonare, anche se sembra molto facile. Ma non è difficile seguirne la forma. Capite ora cosa voglio dire con equilibrio e contrasto? L'equilibrio dello schema in tre parti, esposizione, sviluppo e ricapitolazione. E il contrasto della tonica con la dominante. Naturalmente c'è molto di più di quanto non si possa spiegare in questa breve ora. Le chiavi contrastanti non sono sempre nella dominante. Le regole vengono infrante a destra e a manca, e poi c'è tutta una faccenda di introduzioni e di code, cioè sezioni extra all'inizio e alla fine del movimento. Ma avrete molto tempo per imparare tutto questo. Ciò che importa ora è che vediate le due cose principali, l'effetto magnetico della tonica e la forma ABA. Armati soltanto di queste due nozioni, dovreste essere in grado di seguire e riconoscere ogni movimento che abbia la forma classica della sonata. Tanto per vedere se ho ragione, vi farò uno scherzo da prete e vi suonerò l'ultimo movimento della Sinfonia Classica di Prokofiev, che è un lavoro moderno, ma una imitazione deliziosamente manierata della forma sonata classica del XVIII secolo. Ha un'esposizione che consiste di un primo tema nella tonica, un secondo tema nella dominante e un tema di chiusura nella dominante. Poi l'intera esposizione viene ripetuta senza cambiamenti. Segue la sezione di sviluppo in cui questi temi vengono rimaneggiati. Infine la ricapitolazione, che è di nuovo l'intera esposizione, soltanto tutta nella tonica. L'esempio perfetto della forma sonata nel modo più semplice e più chiaro. A, B, A. Cercate di seguirlo.